in di camera. C'è uno scherzo troppo figo. Non l'hai visto? Magari al preside. Sì, ma dai! Ma io scherzavo, eh. Ma fa schifo! Ma stai zitta tu, che già mette lo scherzo che potresti fare. Non ho più soldi nella scheda. C'è? Come? Ma cosa fai? Dico io, ma cosa sta succedendo? Mamma? Sì, ciao, posso uscire con gli amici dopo scuola? Bene, dai, un attimo. Telefono dall'ufficio del preside. Andiamo a mangiare. Mi fai un oro? No, l'altra volta ho fatto io. Dai, ci conto. Sì, ciao, ciao. Buongiorno. Ma tutto bene? Oh. Sì. Avanti! Buongiorno! Chi sei? Non ha importanza questo. Io come sono non ha importanza? Per dirle... In che classe sei? Non ha importanza, io sono okay. Pensavo che non mi volevi bene. Figurati. Ce l'ho. Pronto? Sì, tra un po' arrivo. Va bene. Ok, ciao. Chi era? Mia mamma. Ha detto che devo tornare a casa. Va bene, ti accompagno per un pezzo. Va bene, allora ci vediamo domani. Ok. Ciao. Aspettando. Ma tu chi sei?
lei? Sono la sua ragazza. Ah, bravo, complimenti, vivi pure la ragazza. Sei uno stronzo. Cosa hai deciso di fare con Emanuele? No, lo lascio, è finita. No, mi ha deluso, io non ne voglio più sapere niente di lui. Guarda, guarda chi c'è lì. Stronzo. Tu sei la ragazza che stava con Emanuele? Sì, sono io. Comunque guarda che se vuoi posso spiegarti. Spiega. Beh, prima cosa io non sapevo che lui era fidanzato. Anche perché comunque se lo sapevo non mi sarei mai usata a mettermi insieme. Poi comunque guarda, secondo me la questione è finita qua. Cioè se vuoi possiamo diventare amiche così, altrimenti che sei visto, sei visto. Per me, anche per me la questione è finita. A me non me ne frega più niente. Ma nemmeno per me. Vabbè, per me va bene, tanto alla fine è lui che ha fatto lo stronzo. Chi ci rimette lui? Rossi, puoi venire un attimo? Lascia. Dai, ti prego, Rossi, vieni. Ti devo chiedere scusa, non sai che ti amo. Ti prego, perdonami. Davvero mi ami? Sì, tanto. Io non più, addio. Come va? Più o meno. Non gli sto simpatica, vero? Ma lasciale stare, sono soltanto delle stupide. Ah, comunque io sono Claudia. Alexia, sono Maria. Alexia. Sono solo gelosa di te, lasciale stare. Vabbè, comunque grazie per prima. Non ti preoccupare. Quando fanno così dobbiamo morte. Andiamo a fare un giro. Sinvergüenza eres.
scusa. Come ti chiami? Io sono Francesco. Non ho voglia di parlare. Scusa, ma ok, non devo andare, basta. Sono scappato. E perché? Tanto non ci torno più dai miei. Tu sei fortunato, sai? Senti, vuoi conoscere i miei amici? Cina. Io Argentina, perché? Ma cosa è successo ai genitori di Francesco? Ma come, non lo sai? No. Sono morti. Un po' di anni fa in un incidente stradale. Ah, vieni a mangiare a casa mia. No, devo andare da mia nonna, mi aspetta. Ah, Bobo, okay. Comunque, se dove trovare, ok? Ciao. Oh.